Eccoci qua con Marco Marchi. Marco, mi fermo, sì. Sì, sì, ti puoi fermare, sì, anche se sei all'ombra. Positivamente. Eravate partiti per superare il primo turno, siete arrivati addirittura alla finale a vincere questa coppa. Insomma, una stagione davvero memorabile per il Funi, che è andata addirittura meglio dell'anno scorso, che ricordiamo il Funi era arrivato ai playoff praticamente. Sì, vabbè, ma come campionato sicuramente lo scorso anno è stato superiore a quest'anno. Io ritengo che tutto sommato non abbiamo la classifica che indicata, diciamo i numeri non sono quelli, però mi è sempre accettabile. Quella Coppa Italia è stata un pochino la sorpresa di tutto, e anche non è mai successo che Funi superasse la prima fase, invece siamo arrivati in finale vincendo poi corsa massima e rende la vittoria molto più importante. Ecco, alla vigilia eravate sicuramente sfavoriti, qui avete avuto un grandissimo approccio alla gara, un primo tempo nel quale nei primi minuti avete aggredito le loro e li avete costretti, oltre il gol che è arrivato su palla nativa, a difendersi. Sì, certo, abbiamo cercato di impostare la gara sul ritmo, perché se giochi ai ritmi loro, che è una grande classe, è un giocatore di qualità, non puoi andare ad affrontare sul terreno. Abbiamo fatto di far valere le nostre qualità, che sono quelle della rapidità, delle competenze, quindi è abbastanza potente. Certo. Ha fatto 1-0, ma potevamo fare anche la seconda, magari. Esatto. Attraverso il palo e diverse altre occasioni contro il portiere. Non abbiamo realizzato, in questa parte però certo. Siamo contenti così. Assolutamente. Insomma, una vittoria dedicata a chi? Tu hai uno staff tecnico che ovviamente ti aiuta in tutte le fasi del lavoro. Ovviamente a Paolo Martelli, ritengo anche con Francesco Subu, che è l'allenatore della Juventus, con il quale tutto l'anno abbiamo lavorato un po' in simbiosi, e poi giustamente tutta la società, ribadisco anche tutti quei giocatori che oggi non sono potuti scendere in campo per vari motivi, parlo di Farina, di Giovanni Murrucco, di Riccardo Manca, di Pasquale Carta e così via, magari ne dimentico qualcuno, però sono tutti quei ragazzi che hanno partecipato. Ce ne andiamo tutti a Funi! Adesso tra l'altro ci sarà questa Supercoppa contro la Torres, che tu ritrovi, l'avevi affrontata contro loro, adesso insomma una gara che per te è sempre super speciale. No, io contro loro no, l'ho incontrata in campionato. In campionato, sì. Sì, l'ho incontrata in campionato e mi fa piacere, perché cioè, ci allunga ulteriormente la stagione, perché siamo insomma al bagno d'ago, che per noi è molto importante. Certo. Per cui niente, mi godeci oggi la giornata e poi penseremo a Torres. Ecco, non è un caso che il gol decisivo l'abbia segnato un giocatore che insomma Luca Pilli, che oltre ad essere il beniamino dei tifosi è uno dei giocatori chiave del tuo gioco, no? Ma guarda, tu lo sai, perché insomma hai seguito un po' le vicende del Talone, un giocatore che ho avuto da voi, mi ha fatto piacere ritrovarlo, ma mi fa piacere un po' tutti i ragazzi che hanno giocato, Claudio Sau che ho avuto, Bilotta Lanas, a tutti i ragazzi distintamente, fratelli Mura, Giuseppe Nonna, Fabrizio Floris, Marcello, adesso non solo li hanno nominati. Certo. Tutti fuori porta. Per cui niente, una grande soddisfazione. È una vittoria del gruppo. È una vittoria del gruppo, cioè, sicuramente. Certo. Non abbiamo quelle qualità che esprime Samassi. E neanche i soldi forse, diciamo. Vabbè, ma sai, ha un sapore diverso quando te le guardi così un po' con le unghie. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Marco Marchi. Marco, complimenti per questa bella Coppa Italia portata in Barbagia. Dopo il Talor anche voi potete alzare la Coppa. No? Grazie. Grazie. Beh, il colmo poi, se posso dire, lunga voce a fondo. Esatto. Ha uno sapore ancora doppio, esatto. Benissimo, grazie ancora Marco Macchi, complimenti. Abbiamo un presidente.